Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi nuovo video, nuovo Get Ready With Me, per oggi un diciamo video a sorpresa perché se ce l'ho fatta non vi ho spoilerato nulla sulla palette che andremo a utilizzare per il look di oggi, perché trattasi del mio regalo di San Valentino, quello che mi ha regalato Aldo, e non ve ne ho parlato ancora su Instagram, anche se vi invito a seguirmi proprio su Instagram. Io sono sempre Kravis Girl, come anche qui su Facebook, su Twitter, insomma Kravis Girl universale. E stamattina mi ero già un po' truccata, infatti la base non faremo niente di che, perché comunque il fondo l'avevo già messo stamane. In realtà avevo utilizzato una BB cream, quella di Kiko, e perché oggi volevo il viso molto più luminoso, comunque con non volevo troppa copertura, perché c'è una bella giornata, mi ispirava molto primavera e quindi non mi volevo coprire troppo. Però ho struccato gli occhi perché avevo messo un po' di mascara, e per poi adesso ritruccarli, e ho lasciato le sopracciglia diciamo così come le avevo fatte stamane, perché non mi andava di rifarle. Ho solamente messo un po' di primer, utilizzo sempre il mio Kiko, la base neutral, che ormai sta finendo, quindi diciamo che insieme a voi la voglio portare assolutamente a termine. L'ho già messa sugli occhi e poi la base la riprenderemo non appena finiremo di truccarci. Allora, prima di farvi vedere il regalo di San Valentino, vi faccio una breve premessa. Ero andata da Sephora, ero con mia madre, e volevo prendere una palette, chiaramente, perché voi sapete che è il mio prodotto di make-up preferito. Mio marito mi aveva detto ti lascio il bancomat, comprati quello che vuoi, però volevo spendere il mio, volevo comunque usufruire del mio 20%, perché avevo fino al giorno di San Valentino come gold avevo il 20%, e quindi ho detto vabbè, escludiamo Anastasia, escludiamo Huda, eccetera, e quindi alla fine ho visto lei, l'avevo già vista quando era uscita, l'avevo vista in tantissimi video, mi era sempre piaciuta, però non c'era stata mai l'opportunità di comprarla. Alla fine, essendo questo un brand che va sicuramente in sconto, fortunatamente l'ho voluta prendere. Sto parlando della Porvida di Kat Von D, vegan beauty, credo che si chiami adesso così, e mi sono presa questa qui che con lo sconto del 20 mi è venuta 38, credo, sì, 38 euro, secondo me un sicuramente abbastanza dignitoso, visto che la, ad esempio la Mresine costava 54 e non avrei usufruito assolutamente di nessun genere di sconto. La palette si presenta così, io arrivo sempre tardi con queste palette, vabbè, è lei. All'interno, aprendola, c'è uno specchio bello grande, c'è la solita pellicola protettiva che io vado a levare perché adesso la utilizzeremo insieme, e poi la palette è questa meraviglia qua. Tra l'altro sono stata attirata tantissimo da questo glitter che c'è al centro, che è bellissimo e che adesso vediamo, magari utilizzeremo, anche se mi attira tantissimo anche Sunrise, vediamo. E quindi niente, l'ho presa e mi sembra veramente una bella palette, perché non è la solita palette scontata di nude. Al suo interno ha anche delle cialtine bordeaux, arancio, insomma nel mio, assolutamente nel mio stile. E oltre questa, vabbè, ho ricevuto anche il fiore enorme, vi faccio passare una foto perché mi sono immortalata, mi sono fatta anche un boomerang su Instagram con il fiore enorme di raso che mi ha regalato mio marito. E poi vabbè, mi ha regalato i classici baci perugina, anche quelli ce li siamo già magnati, anche se io sto a dieta, ma il giorno di San Valentino la dieta non è assolutamente contemplata. Io direi di non perdere altro tempo e di iniziare quindi subito con il make up. La prima cosa però che voglio fare, che ormai mi piace farlo, è mettere un po' di cipria in polvere libera ai lati degli occhi, come ho fatto nell'ultimo Get Ready With Me, che era quello nel quale mi truccavo con i sondaggi di Instagram, se non sbaglio. Prendo un po' della mia Celestial Veil di Mesauda, che è praticamente la Translucent Light, la cipria in polvere libera di Mesauda. Ne prendo un po' con un pennello fitto, devo metterla ai lati così non sbordiamo. Ok, una volta fatto questo, lavoro molto molto semplice, perché dovete semplicemente mettere un po' di cipria all'angolo esterno, vado a prendere un pennello da sfumatura, questo è di Beauty Big Bang, e cominciamo con il make-up, che non ho idea di cosa sarà. Non so se andare sul rosa, no, io andrei su questi colori qua. Allora, intanto utilizzo questo colore, mamma mia, sono indecisissima, questo colore qui che si chiama Amorsito, lo utilizzo, no, non è tanto polverosa, devo dire che si può fare, e lo utilizzo proprio sulla piega dell'occhio per creare la mia sfumatura. Ok, adesso vado a prendere la lupe, ragazzi, hanno dei nomi un po' improbabili, e vado a intensificare.
Il metodo Cipria funziona come sempre. Bene, a questo punto andiamo a scurire con questo qui che si chiama Juanita. Questo è bello pigmentato. Con un pennello pulito, questo qui è il Jessup 228 Luxe Crease, vado un attimo a sfumare. Evitare di impastare un po' tutto, siccome lo voglio provare, sono troppo curiosa, voglio provare Lolita Corvida e vado a prendere un pennello pulito, sempre di Beauty Big Bang, lo vado a prelevare e lo vado a posizionare sempre alla fine dell'occhio, vediamo che cosa succede, anche perché voi sapete che mi piace miscelare i colori tra di loro per vedere se rendono miscelati oppure se magari non funzionano. Un po' sbordando nonostante ci sia la cipria, comunque vado a prendere Carigno, che è appunto il bordo scuro, sempre con quest'ultimo pennello lo vado a mettere proprio alla fine dell'occhio, quindi scurisco ancora solo la parte finale. E con un pennello da sfumatura pulito vado a prendere quello più chiaro, è Speranza, e lo vado proprio ad utilizzare sotto l'arcata e anche per... questo è pigmentatissimo, proprio pigmentatissimo, infatti mi ha un po' spiazzata. Col pennello di prima, quello con il quale abbiamo passato la cipria, lo vado a pulire e vado a levare la cipria che appunto avevo messo qui perché voglio andare nella parte sotto dell'occhio. Un pennello da precisione vado a prendere un po' di Juanita, che è appunto questo marroncino che abbiamo utilizzato prima, e lo vado a posizionare qui sotto, proprio nella rima inferiore, però sul bordo esterno, e vado un attimo a ricongiungere il tutto col sopra. Ok, a questo punto facciamo la parte, diciamo, cerchiamo di pulire questa parte qui centrale, perché qui voglio andare a mettere un altro colore. Prendiamo il matitone di NYX, il 604 Milk, e andiamo a fare sempre il nostro cut crease. Io uso sempre questo ormai. Ok, vado a prendere Luna, che è appunto questo rosa molto carino, e lo vado a mettere sopra il matitone. Molto bello questo qui, molto molto bello. Una texture molto burrosa. Voglio mettere sopra un po' di Sunrise, che praticamente credo sia proprio un topper, sì. Vediamo cosa cambia. Sì, dai dei riflessi un po' più verdi, carino molto. Questo proprio va messo sopra secondo me, perché da solo è un po' una base un po' trasparente, invece sopra guardate che differenza tra questo e questo, questo è rosato, qui diventa un po' più verdino. Chiaramente vado un attimo a sistemare la parte laterale. Ok ragazze, ci siamo, a questo punto vado a fare linea di eyeliner, vado a piegare le ciglia, metto mascara, ciglia finte, insomma un po' tutto e torno da voi. Ok ragazze, rieccomi qui da voi, eyeliner messo, questa volta ho usato il mio liquid ink di Essence, che come sapete è il mio preferito, è questo eyeliner waterproof che io adoro, quando finirà dovrò andarlo a ricercare, anche se ultimamente negli stand di Essence non lo sto trovando più. E come mascara ho fatto una combo di Kiko, questo è il top coat allungante, è il mio amato ciglia sensazionali, questo qui è il Voluptuose, quello lì insomma con olio di argan che mi sta piacendo tantissimo, sotto chiaramente non ho ancora messo nulla, vado un attimo di correttore e vado a utilizzare quello di Mesauda, questo è il Pro Light Concealer che io sapete che non amo particolarmente, ma ormai l'ho aperto e quindi lo sto utilizzando, ma non lo ricomprerò perché è veramente troppo blando per me, nel senso che io sono più per i correttori quelli belli corposi. Bene, adesso vado a mettere un po' di cipria in polvere libera sopra appunto il correttore, così un attimino lo blocchiamo, quindi faccio un soft baking con questa cipria di Mesauda. Vado a fare un po' di contouring con il mio Mocha di Matchsticks di Fenty Beauty, che è appunto il mio amato.
Vado a prendere il mio top di NYX, questo qui me lo ha regalato la Chiaretta, cioè me lo ha mandato perché lei non lo utilizzava completamente, io lo vado invece a utilizzare e lo uso tantissimo perché a me invece questo bronzer freddo mi piace da morire. Il bronzer di Wycon, questo qui è quello della collezione Summer 2.0, il Mediterranea Tan, che è praticamente... adoro ma non finirò mai, vado a fare un po' di bronzing, quindi lo vado a utilizzare un po' su tutto il viso per fare un po' di bronzing e quindi rendere un po' il viso un po' più tipo abbronzato. Come blush utilizzo sempre quello di Focalure, questo è il numero uno degli Ultra Light Baked Blush che mi piace da morire. Beh, io adoro questo blush, lo sapete, ve l'ho anche promosso nel video dei top beauty di questo mese, se non vado errata. E poi passo alla cipria, utilizzo quella di MAC, questa qui è la Mineral Light Skin Finish, sempre me l'ha regalata Chiaretta ed è nella tonalità medium. Ora, ciò che non vi ho detto è che ho utilizzato all'interno dell'occhio, però solo nella parte sotto, questa Intense Eye Pencil nella tonalità Iridescent 31 di Wycon, l'ho utilizzata solo all'interno dell'occhio, infatti si vede, mi piace perché richiamava esattamente la parte sopra. E mentre vabbè, all'interno ho messo una matita nera, quella diciamo di mia makeup, non ve la faccio vedere, che la faccio vedere sempre. A questo punto vado a mettere un po' di mascara sotto e ho messo un po' del mio top coat, sempre di Kiko, che mi piace tantissimo, su quelle inferiori. E per quanto riguarda il punto luce, voglio assolutamente azzardare a utilizzare questo glitter che c'è al centro, perché ci sono rimasta male che non l'ho usato. Però per farlo ci serve la nostra Glitter Glue di NYX con un pennello da precisione. Ne prendo un po', ne metto un po' sulla mano, la prendo con il pennellino da precisione, questo qui è di Jessup, e vado a metterla qui. Dopodiché vado a prendere il glitter, sperando che non combini un danno, e lo metto qui. Belli, bellissimi, stupendi. Chiaramente abbiamo fatto un look un po' particolare, ragazze, cioè, al solito voi sapete che io sono un po' creativa con i miei look, mi piace da morire, mi piace. Ok, a questo punto vado di spray fissante e utilizzo il mio Glam Glow. E come illuminante voglio mettere, già l'avevo messo stamattina quindi sono un po' in fissa, questo Mega Glow di Wet n Wild, questo qua è il Precious Petals, è un illuminante stupendo che mi sono ricordata di avere dentro il cassetto e lo voglio assolutamente utilizzare insieme a voi. E già l'avevo utilizzato, ripeto, stamane, lo voglio utilizzare anche ora per questo look, anche perché mi piace il colore, secondo me ci sta bene con quanto abbiamo realizzato. Lo vado a mettere qui. Sotto l'arcata utilizzo Destino, che praticamente mi sembra un po' satinato, non mi sembra il... sì, infatti, sembra un po' satinato e quindi lo vado a mettere qui sotto, esatto. Ok, look finito, vado a mettere qualcosa sulle labbra e torno da voi. Ok ragazzi, rieccomi qui da voi. Per quanto riguarda le labbra, sono rimasta in tema Kat Von D e ho utilizzato questa tinta che si chiama Double Dare. È un altro regalo, è sempre uno dei regalini che mi ha mandato la Chiaretta come interscambio make-up. L'ho utilizzata su tutte le labbra, mentre solo al centro, al solito io vado barando perché utilizzo sempre il mio Debbie, il numero 5, il Bubble Rose, ormai lo sapete a memoria, infatti anche su Instagram ormai mi dite sempre hai messo questo rossetto al centro, perché ormai su tutto, praticamente anche la mattina sul cappuccino, utilizzo questo rossetto. È diventato ormai essenziale per me perché lo metto sempre appunto al centro delle labbra. Questo è il risultato finale, il look è molto particolare, chiaramente non è un look da tutti i giorni, anche perché il colpo del glitter all'interno dell'occhio un attimo può spiazzare, ma a me sapete che mi piace giocare con i colori. Questa insomma è la palettina, il look realizzato con questa palettina. Vi parlerò meglio di questa palettina col tempo, nel senso che oggi è la prima volta che la utilizzo, quindi mi è sembrata discreta, nel senso mi è sembrata valida. Vediamo il look quanto dura, anche perché stasera io esco, quindi vedrò, toccherò con mano se quando tornerò stasera sarà appunto ancora così, posto che io metto sempre il primer sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Stay tuned!